Buon gioco!
del gioco. No, 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 no. Vittoria sofferta ma alla fine meritata per l'Akragas contro un'ottima battipagliese che non merita l'attuale classifica. Le zebrette di Squillanti hanno giocato un primo tempo perfetto per poi calare la distanza e lasciare spazio all'11 di Pino Rigoli, cinico e spietato sotto porta. Il 4-3-2-1 dei bianconeri mette in difficoltà l'Akragas. Al quinto Astarita salva sulla linea il pallonetto di Alleruzzo. L'Akragas soffre l'atteggiamento tattico degli ospiti, ancora pericolosi al 16° con Olcese. Altra occasione per la battipagliese al 25° con Manzo. L'Akragas esce fuori la distanza e domina il finale di primo tempo. Il più pericoloso è Caccia al 38° pallone al lato. Nella ripresa l'Akragas cambia passo e costringe la battipagliese ad arretrare il baricentro. Al 13° Caccia impegna Bianco. Gli sforzi dell'Akragas vengono premiati al minuto 20. Colpo di testa di Saraniti e Nicola Arena spinge la palla in fondo al sacco. Passa un minuto e Manzo potrebbe pareggiare, ma Valenti compie una super parata. 60 secondi dopo, Nicola Arena, ancora lui, destro terrificante e Bianco è battuto. Squillante manda in campo due nuovi giocatori, da forza l'attacco e riapre il match col numero 18, Platone. Il finale tutto di marca ospite, ma l'assedio sotto la curva sud non cambia il punteggio finale. L'Akragas vince e tocca a quota 9 in classifica, la battipagliese invece rimane ferma a 2 punti.